spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know this God. On and on. Alluvioni, prolungate siccità, ghiacciai che stanno scomparendo, temperature sempre meno prevedibili. Non stiamo parlando del canovaccio di un film catastrofico, ma di eventi climatici ai quali assistiamo anche nel nostro territorio e nella nostra epoca. Pianeta Terra, al lupo al lupo? Cerchiamo di fare chiarezza in questa inchiesta, partendo proprio dalla saggezza o dall'ingenuità popolare. Se vi dico cambiamenti climatici, che cosa vi viene in mente? Cambiamenti climatici? Beh, l'inquinamento sicuramente nelle grandi città. Poi? È un'economia più sostenibile, diciamo le industrie che si potrebbero migliorare e diventare più ecosostenibili. Sicuramente quello che ha detto anche il mio amico, colpa dell'uomo in gran parte, perché alla fine siamo sempre noi che causiamo quello che adesso c'è. Per cui dovremmo badare magari un po' di più all'ambiente. Se vi dico cambiamenti climatici, che cosa vi viene in mente? Effetto serra, la cosa più scontata possibile. Quindi... E dell'effetto serra poi che cosa sai? Gran poco, perché non ho mai approfondito, comunque insomma penso buco dell'ozono e tutte queste cose qui. Non saprei perché non ho mai approfondito neanche per interesse personale. Ti spaventano? No, di conseguenza. No, cioè, per quello mi spaventano, probabilmente se ne sapessi di più saprei prevedere quello che potrebbe succedere, però effettivamente sentirne parlare in giro spaventa un po'. Che cosa ti spaventa di più? O l'idea che ti spaventa di più? L'idea che mi spaventa di più, se è vero quello che stanno dicendo dello scioglimento dei ghiacciai, eccetera, in previsione futura è un'ottica che spaventa effettivamente. Secondo te l'uomo è responsabile di questi cambiamenti? Assolutamente sì. Cioè, non... il mondo, lo sappiamo, è un qualcosa che cambia di per sé. Però l'uomo, se ci sono eventi catastrofici, in parte ne è pienamente colpevole, diciamo. Siamo talmente tanto bombardati da queste informazioni che è come se adesso ci stessimo un po' facendo un po' uno scudo protettivo, quindi non ci colpiscono non più di tanto. E quindi è un po' un al lupo però. Secondo me nella maggior parte dei casi sì, poi quando verrà il problema vero sarà grave, perché non saremo più preparati a causa dei troppi allarmi che sono stati fatti fino adesso. Almeno io la penso così. Ci sono cambiamenti climatici, sì, nel senso che effettivamente in generale è più caldo, la temperatura è aumentata di un grado e mezzo, però è anche strano nel contempo che il record del freddo sia stato di tutti gli ultimi anni. C'è uno spaventoso -43,8 in provincia di Bologna, negli anni qualche anno fa, che è la temperatura più bassa mai registrata in Italia in pianura. C'è anche un -19,2 a Padova, -17 anni fa, proprio di questi giorni, perché noi oggi troviamo che è freddissimo, sarà anche freddo, però ricordiamo che 17 anni fa abbiamo avuto un filotto di dai -10 ai -20, di 10-15 giorni e poi due nevicate per 35 centimetri. Quindi diciamoci anche fortunati, l'inverno comincia soltanto ora. Ma se diciamo allarme pianeta Terra, secondo te è un al lupo o realmente il nostro pianeta è un po' in pericolo? Ma gli allarmi li sento da decenni, o forse da secoli, non io personalmente, e quindi speriamo di no, perché l'allarme è una cosa prerogativa nostra, anche come frase fatta. Certamente comunque i problemi ci sono. Se le dico cambiamenti climatici, che cosa le viene in mente? L'inquinamento e quanto poco stiamo facendo per cercare di prevenire questo problema. Le responsabilità dove stanno? Principalmente nostre, dell'uomo. There's no time for us. There's no place for us. E come avete sentito, quindi di idee ce ne sono, alcune sono luoghi comuni, altre invece sono idee o riflessioni un po' più concrete. Allora cerchiamo comunque di approfondire questa tematica, questo argomento. Abbiamo raggiunto il centro meteo dell'ARPAV, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto, dove incontriamo il meteorologo Adriano Barbi, con il quale cercheremo di capire quali e quanti sono questi cambiamenti climatici.
Abbiamo raggiunto quindi Adriano all'interno della sala operativa del Centro Meteo di Teolo e la domanda che gli facciamo subito, Adriano, grazie per averci ospitato, è questa ed è quella che abbiamo rivolto anche alla gente comune, ovvero che cosa si intende per cambiamenti climatici? Per cambiamenti climatici bisogna riferirci ad una definizione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale secondo cui per cambiamento climatico si intende una variazione nello stato medio ma anche nella variabilità del clima e che questa variazione persista per almeno un trentennio di dati, quindi per un periodo sufficientemente lungo per giustificare questa variazione. Quindi abbiamo già capito che per cambiamenti climatici non si intende un cambiamento che è mensile o annuale, ma una fase strutturale di un cambiamento, giusto? E quindi se torniamo indietro anche nel tempo ne possiamo osservare diversi probabilmente. Beh certo, a livello di clima globale, quindi clima planetario, di cambiamenti climatici ce ne sono stati molti, pensiamo alle aree glaciali che si sono intervallate con periodi di circa 100.000 anni, intervallati con fasi più calde e più fredde. E, ad esempio negli ultimi 800.000 anni attraverso dei carotaggi effettuati in Antartide si è potuti risalire all'andamento delle temperature a livello globale e si sono individuate appunto 8 aree glaciali, l'ultima 20.000 anni fa circa, dove la temperatura era di circa meno 10, meno 12 gradi più bassa rispetto al clima attuale, mentre il periodo più caldo è stato nel 120.000 anni fa quando avevamo addirittura temperature di più 5, più 6 gradi maggiori rispetto al clima attuale. E questi sono cambiamenti climatici di lungo periodo e molto significativi. Molto significativi, quindi insomma un cambiamento climatico è naturale, verrebbe da dire. Se osserviamo le ultime fasi, per ultime fasi credo, Adriano, bisogna parlare di almeno 100-150 anni, insomma. Sì, se facciamo individuiamo una finestra temporale appunto più recente, quindi gli ultimi 100-150 anni, a questo punto abbiamo a disposizione delle reti strumentali più strutturate con stazioni meteorologiche che erano già nate a quel periodo, già nei primi del Settecento sono nate le prime reti meteorologiche strutturate. A questo punto è possibile fare una elaborazione un po' più precisa sul clima globale. Un pianeta quindi che si sta surriscaldando, Adriano, ma cerchiamo di rendere anche forse più semplice la comprensione a chi ci sta seguendo e circoscriviamo la cosa nella nostra regione. Ecco, come sta cambiando la situazione nella nostra regione? Beh, anche in Veneto ci sono dei segnali di cambiamento. Noi abbiamo effettuato delle elaborazioni sugli ultimi 50 anni e diciamo, i valori più significativi di questo cambiamento si riscontrano soprattutto nelle temperature, sia minime che massime, un po' meno nelle precipitazioni medie, stagionali e annuali, mentre anche dei segnali abbastanza significativi emergono sulla frequenza e sull'intensità di alcuni eventi estremi, sia per quanto riguarda le ondate di calore che per quanto riguarda le precipitazioni intense di breve durata. Adriano, questo è un esempio concreto? Sì, questo è un esempio concreto di effetti sui cambiamenti climatici, su alcune colture, ad esempio qui abbiamo l'uva, la maturazione dell'uva conegliano, che in un primo periodo, tra il 56 e il 91, la media della maturazione avveniva il 20 agosto in media e poi siamo passati dal 91 in poi a un anticipo della fase di maturazione all'8 agosto, quindi questo è un esempio concreto di come possa cambiare poi gli effetti diciamo di un cambiamento climatico sul territorio. Un altro esempio sono i ghiacciai delle Dolomiti. Questa è una foto emblematica che mostra la differenza tra la superficie di ghiacciaio nel cristallo negli anni 30 a sinistra e nel 2011, quindi l'attuale situazione del ghiacciaio con una riduzione consistente. Anche i dati confermano questa forte riduzione. Queste sono le campagne effettuate dal 1910 in poi su 27 apparati campioni delle Dolomiti di superficie glacializzata e c'è stata una riduzione in 100 anni circa del 48,8%, però la più significativa è arrivata negli ultimi 30 anni, appunto tra il 1982 e il 2009 la riduzione è stata di ben il 30%.
ma possiamo vedere anche nel dettaglio alcune immagini e qualche valore su questo cambiamento del clima registrato in Veneto. Questo è un grafico che ci mostra l'andamento delle temperature minime annuali nel periodo che va dal 1956 fino al 2004, su cui abbiamo una serie di dati omogenea per una cinquantina di stazioni su tutto il Veneto. Abbiamo individuato dei trend significativi in aumento sia per le temperature minime dell'anno, con un trend di più 1,1 su 50 anni, ma anche per le altre stagioni, sia per la primavera che per l'estate che per l'inverno e per l'autunno, sono tutti trend significativi in aumento di temperatura. A lungo andare, a che cosa può portare questa situazione di surriscaldamento? Se ragioniamo a livello globale è un discorso, se ragioniamo a livello regionale le cose si fanno un po' più difficili. A livello globale c'è sempre il rapporto dell'IPCC, questo pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici, che ha definito anche dei possibili scenari futuri, proiezioni climatiche di lungo periodo, ad esempio fino ai prossimi 100 anni, che dà dei valori di ulteriori di incremento di temperatura a seconda di possibili scenari anche evolutivi rispetto all'evoluzione socio-economica mondiale, quindi anche a vari tenori di emissione di gas serra, eccetera. Comunque questi scenari, diciamo, danno degli incrementi di temperatura che variano, nel caso più ottimista, dai più 1 ai più 3 gradi nei prossimi 100 anni, nei casi invece più pessimisti anche a più 4, più 6 gradi. Ulteriori cambiamenti previsti sempre dall'IPCC, raccolti diciamo dall'IPCC per i prossimi decenni, danno, oltre che appunto all'aumento delle temperature, anche uno spostamento verso i poli delle perturbazioni, una maggiore intensità di cicloni tropicali ed extratropicali, aumento delle temperature estreme e degli eventi siccitosi, aumento dell'intensità delle precipitazioni, cose che si sono cominciate già a vedere anche da noi, aumento della variabilità climatica e continuo scioglimento dei ghiacciai e anche ghiacciai marini. Ecco, questi sono. È uno scenario, se vogliamo, anche preoccupante, però abbiamo capito che è a lungo termine. In realtà tra i cambiamenti previsti c'è proprio anche l'intensità delle precipitazioni che aumenta. Allora Adriano, ci verrebbe da chiedere anche questo, anche nella nostra regione abbiamo assistito ad alluvioni o comunque ad intense precipitazioni che poi hanno creato altri problemi dovuti forse poi all'assetto idrogeologico che è problematico nella nostra regione. Però sono collegati questi fenomeni al cambiamento climatico? Sì, nelle proiezioni climatiche danno questo segnale, cioè di cambiamento anche nel regime pluviometrico, quindi anche nell'intensità e nella frequenza dei fenomeni estremi, danno un aumento, quindi una situazione più pessimista. Anche da noi abbiamo registrato comunque un certo segnale di cambiamento per quanto riguarda soprattutto le precipitazioni estreme di breve durata, mentre quelle di lunga durata, quindi dalle diciamo 3-6 ore consecutive fino ai 5 giorni di pioggia consecutivi, negli ultimi 50 anni non abbiamo individuato dei trend particolarmente significativi, per cui la situazione tutto sommato è stazionale dal punto di vista meteorologico. Adriano, se ci sono degli aspetti diciamo naturali, naturalistici per i cambiamenti climatici e per l'evoluzione del clima globale, ci sono anche però delle responsabilità umane, se vogliamo, e forse proprio gli ultimi 100-150 anni anche l'uomo ha contribuito ad aumentare o a velocizzare il cambiamento climatico. Ecco, quali sono e come bisognerebbe anche monitorarle? Certo, anche qua c'è stato un dibattito molto acceso nella comunità scientifica per capire quanto abbia inciso l'uomo su questi cambiamenti climatici osservati soprattutto negli ultimi 100-150 anni, ovvero sia nell'era industriale, diciamo. Ecco, e ultimamente, anche secondo l'ultimo rapporto dell'IPCC, diciamo che questo dubbio è stato abbastanza chiarito, nel senso che l'IPCC dà come quasi per certo, ormai una probabilità superiore al 90-95%, che le emissioni gas serra dovute principalmente alle attività antropiche abbiano influito sull'aumento della temperatura a livello globale, per cui ormai è quasi certa, diciamo, la responsabilità dell'uomo sulle emissioni di gas serra e quindi sull'aumento della temperatura a livello globale. One word from far.
Da decenni ormai i climatologi ci mettono in guardia sul probabile incremento degli eventi meteo estremi legati al cambiamento climatico. L'impressione però è che si voglia continuare a negare tale evidenza, un po' come succede nella nota sindrome NIMBY, Not in My Backyard, in cui le coscienze si risvegliano solo quando l'acqua invade lo spazio del proprio giardino. Anche per evitare questo sono nate le COP, le conferenze delle parti, la prima a Berlino nel 1995, la più famosa a Kyoto nel 97, l'ultima a Durban in Sudafrica lo scorso dicembre. Presente anche l'europarlamentare veneta Elisabetta Gardini, che abbiamo incontrato all'Europarlamento di Bruxelles. Onorevole, grazie intanto della disponibilità e le chiediamo subito nel concreto quali sono i sostanziali cambiamenti e forse anche un po' i passi in avanti fatti a Durban rispetto a Kyoto. Sì, ha ragione, passi avanti. Nonostante ci sia stato un po' di delusione, io credo che invece si siano conclusi bene. Non a caso abbiamo avuto la conferenza più lunga di tutte le altre conferenze che l'hanno preceduta, proprio perché i paesi intorno al tavolo, sono 194 quindi sono tanti, è difficile metterli su uno stesso percorso, sono riusciti alla fine a trovare quella che diciamo la quadra, no? che è sembrata astratta, invece l'ho trovata molto concreta, perché si è messo un gruppo ad hoc al lavoro per trovare quello che sarà poi nel 2015 l'accordo vincolante e che dovrà poi andare a impegnare tutti i paesi, da un lato questo, dall'altro si va superando quella divisione che non è più attuale, che bloccava molte delle decisioni da prendere, quella divisione che divideva il mondo in due liste, quella dei paesi industrializzati e quella dei paesi in via di sviluppo. Non possiamo più avere India, Cina, Brasile nei paesi in via di sviluppo e questo si sta superando e penso che questo permetterà, avendo tutti i paesi che si trovano sulla stessa barca, ad ottenere dei risultati. Però le grandi potenze, onorevole, l'America piuttosto che il Giappone, piuttosto che la Cina stessa, non hanno una posizione molto di grande apertura nei confronti di questo accordo. L'Europa che cosa chiederà loro? Il problema è che io credo che c'è l'accordo sull'obiettivo da raggiungere, c'è l'accordo sul fatto che bisogna decarbonizzare l'economia, c'è l'accordo sul fatto che bisogna mantenere il pianeta con un riscaldamento che non superi i 2 gradi centigradi di aumento. Il disaccordo è quando si va a vedere come raggiungere, e in questo senso io credo che l'Europa era stata anche un po' troppo rigida, un po' troppo dire questo è il percorso, noi facciamo così, unitevi a noi. L'Europa secondo me è diventata più flessibile, ha imparato ad ascoltare di più. A Durban abbiamo incontrato una delegazione del congresso e per esempio c'era presente lo staff del senatore Kerry, che ci informava appunto che il senatore Kerry con qualche decina di altri senatori hanno in agenda questa volta di mettere dall'anno prossimo in discussione anche l'ambiente, l'energia. C'è un'apertura. E quindi ci sarà un percorso che inizia anche al congresso americano. Una cosa che ci interessava e poi chiudiamo anche era questa, le sanzioni, perché forse un po' la defezione di Kyoto era proprio quella che poi alla fine le sanzioni non sono state così applicate in maniera così ferrea. Durban ha previsto che ci siano delle sanzioni più mirate e anche poi rispettate. Ma questo vedremo, voglio dire, sono tutte cose di cui si è discusso ma che ancora non sono state fissate nero su bianco. Però è evidente che ogni paese prende le sue decisioni pensando a quello che è il proprio interesse e che anche l'idea delle eventuali sanzioni fa sì che le persone si sfilino da Kyoto, quindi diciamo che le sanzioni, se non sono ben calibrate e ben pensate, possono avere l'effetto contrario. Half the world's population now lives in cities, from which over 70% of the world's CO2 emissions are generated. These urban populations are expected to grow rapidly, aided by major investments during the coming 30 years. Dopo aver chiacchierato con Adriano Barbi e dopo aver sentito anche l'intervento e l'intervista con l'onorevole Gardini, che ci racconta che cosa è emerso e che cosa è stato portato a casa, tra virgolette, dalla 17ª COP, la conferenza delle parti di Durban di fine dicembre, ci siamo spostati a Marghera in uno scenario anche suggestivo e un po' anomalo per incontrare un collega, un giornalista, Daniele Pernigotti, un giornalista esperto di temi ambientali, ha all'attivo anche 2 pubblicazioni interessanti di cui parleremo e con lui vogliamo proprio capire, quindi trarre anche un po' di conclusioni su questa inchiesta. Daniele, intanto ben trovato.
Salve a tutti, salve. Daniele, allora, partiamo proprio da questa 17ª COP, che ormai sono termini che sono diventati forse anche un po' di uso più comune, ma ancora non troppo. Quando si torna a casa un po' da queste conferenze, da questi importanti appuntamenti internazionali sul dibattito, sul clima, sembra però di non aver mai raggiunto grandi risultati. Tu eri presente, tra l'altro, a Durban. Ecco, che cosa ti è parso di questa 17ª COP e soprattutto com'è poi il peso della politica in questi casi? Sì, il problema è che c'è sempre il mezzo bicchiere pieno e mezzo bicchiere vuoto, perché quando si analizza il singolo evento, il singolo incontro, ovviamente è difficile avere una visione complessiva. Bisogna invece fare un passo indietro, capire perché siamo a discutere di queste cose, di cambiamento climatico, e da dove si parte, qual è la prospettiva futura. E tutto parte già una ventina d'anni fa, dal 92, quando è stato fatto il primo documento guida sul cambiamento climatico, e da allora poi il documento forse più importante che è emerso nel 97 è il protocollo di Kyoto, il famoso protocollo di Kyoto, che è stato al centro anche di Durban, appunto, della discussione. Allora, il punto critico è che questo documento impegna i paesi sviluppati a tagliare le emissioni. Perché? Perché i paesi sviluppati hanno la responsabilità storica nel tempo, appunto, di avere causato, avere riempito l'atmosfera di CO2. E il problema è che nel frattempo però altri paesi tipo la Cina sono diventati un po' grandini, non sono considerati sviluppati ma sono economie emergenti, ma a tutti gli effetti iniziano ad avere un peso grosso. E gli Stati Uniti non hanno diritto a Kyoto, e tutto questo porta sul tavolo una situazione molto critica. Allora, si sono sviluppati dei tavoli paralleli nel tempo per chi aderisce a Kyoto e per chi non aderisce a Kyoto degli sviluppati, quindi sostanzialmente gli Stati Uniti, per cercare di arrivare verso un accordo comune, e questo non è ancora stato possibile. Allora, la cosa interessante di Durban è che finalmente si è creato questo tavolo comune. Adesso avremo 3 anni di tempo da qua al 2015 e speriamo che arriverà in porto questo importantissimo accordo che dovrà vincolare tutti i paesi dal 2020 in poi. Il problema è che la velocità della politica è questa, quella molto lenta di protocolli che si sviluppano in decine d'anni, mentre il problema degli scienziati, cioè il cambiamento climatico, ci stanno dicendo con grande urgenza che bisogna agire immediatamente. E allora, senti Daniele, se i tempi della politica sono così lenti, delle spinte devono forse arrivare dal basso. Come fare per sollecitare? Ma ecco, una cosa fondamentale, importantissima, è quella di coinvolgere i giovani. Bisogna partire dai giovani, perché ovviamente sono quelli che pagheranno più di tutti il conto del cambiamento climatico, e sono quelli che avranno la forza di spingere maggiormente verso il cambiamento. E proprio per questo una delle tue prime pubblicazioni è stato Il Clima, ovvero come raccontare i cambiamenti ambientali e climatici ai più piccoli, giusto? Sì, esatto, sono partito su un facciamo anche vedere, così. E un libro appunto indirizzato ai ragazzi per far sì che loro possano in modo molto semplice capire cos'è il cambiamento climatico, a che livello siamo in termini di evoluzione politica, di accordo politico, e cosa fare nel giorno per giorno. La cosa interessante è che è indirizzato ai ragazzi, ma poi in realtà la volontà è che i ragazzi lo facciano leggere ai genitori. E che riscontro hai avuto dai più piccoli? Ma il riscontro è sicuramente molto molto interessante. E si partecipa quando si fa la presentazione nelle scuole, c'è veramente una grande partecipazione da parte di tutti su questi temi. E se le grosse aziende, le grosse realtà produttive sono sicuramente tra i responsabili delle emissioni, inquinanti più importanti, più forti, però anche nelle cose che consumiamo tutti i giorni, nei prodotti che utilizziamo tutti i giorni, c'è un'impronta climatica. E Carbon Footprint, il secondo libro di cui parliamo oggi con Daniele, racconta proprio questo e come si possono anche scegliere dei prodotti che sono a basso impatto ambientale, quindi. Sì, l'impronta climatica, sostanzialmente carbon footprint, è il calcolo delle emissioni di CO2 in tutto il ciclo di vita del prodotto. Sostanzialmente si calcola da quello che è l'estrazione delle materie prime, la produzione del bene, l'utilizzo, lo smaltimento finale, quant'è l'ammontare complessivo appunto di CO2. E questo serve per rendere consapevole il consumatore di qual è il peso dei beni che vengono consumati, e nello stesso tempo per creare una leva anche nel mondo produttivo, per spingere i produttori appunto ad essere più competitivi e a ridurre le loro emissioni di CO2. Quindi sostanzialmente è uno strumento di mercato che regola delle tante etichette, che probabilmente avrà un grande sviluppo a livello internazionale, a livello anche italiano, che già oggi in realtà sta avendo degli interessanti sviluppi, perché in Inghilterra, nei paesi asiatici, sono dei numeri veramente molto interessanti di crescita di questo strumento. Senti Daniele, concretamente, anche perché ci sta ascoltando, che peso, che impronta climatica hanno i prodotti? Faccio un esempio.
Guarda, il numero è chiaramente molto, molto vario, dipende, ogni singolo bene ha un suo valore e tra l'altro non solo la tipologia di un bene, ma anche poi dipende dal singolo produttore. Allora, io facciamo un esempio sempre su quelli che sono i beni di consumo così quotidiani. Si parlava ad esempio dei generi alimentari e la differenza che si nota tra quella che può essere una bottiglia di vino, una bottiglia di birra che va su un chilo di CO2 per litro, a invece la carne che ha valori molto più alti, che arriva fino a 17 kg di CO2 per chilo di carne. Allora, questi sono i dati generali ed ci serve per adesso per capire l'ordine di grandezza. Quello che ci attendiamo in futuro è che tutti quanti i beni arriveranno ad avere una loro etichetta, un loro bollino che dirà quant'è la CO2 specifica di quel prodotto, di quella specifica marca. Ultimissima cosa, Daniele, la nostra inchiesta portava questo titolo un po' anche provocatorio, Pianeta Terra al lupo, ovvero si sta un po' esagerando o il rischio, il problema esiste e non va sottovalutato? No, il problema esiste ed è gravissimo e su questo penso che non ci siano più dubbi. Ormai anche i cosiddetti scettici del cambiamento climatico sono una razza in via di estinzione, per fortuna. Il problema è così grosso, io ricordo ad esempio che il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, cioè il massimo organo che si occupa della sicurezza a livello mondiale, già nel 2007 ha fatto delle riunioni ad hoc per parlare di cambiamento climatico e sicurezza internazionale, per dire che c'è veramente dei grossi problemi. Cioè, il fatto che ci possano essere maggiori carestie, maggiore disponibilità di acqua in alcune zone, alluvioni, comporterà anche delle migrazioni maggiori delle persone, quindi i cosiddetti rifugiati climatici. Quindi il problema esiste, fuori discussione, e così gli scienziati ci dicono altrettanto che è veramente urgente agire subito. Chiudiamo quindi citando l'antica ma puntuale saggezza indiana, che ricorda che la terra non ci è data in eredità dai nostri padri, ma lasciata in prestito dai nostri figli. Uomo avvisato, pianeta forse salvato.